Buonasera signore e signori, voglio innanzitutto ringraziare l'ambasciatore Stefano Baldi e la Confindustria Bulgaria nella persona della Presidente Maria Elisa Meroni per avermi dato l'occasione di esprimere il mio orgoglio di essere parte del Sistema Italia. Sono la responsabile dell'ufficio ICE Agenzia per la promozione all'estero e la internazionalizzazione delle imprese italiane da circa 5 mesi in Bulgaria. E lavoro a fianco delle aziende italiane per promuovere la penetrazione del mercato, per affiancarle in questo processo di internazionalizzazione. Ma il Sistema Italia, vale a dire in primis l'ambasciata, Confindustria Bulgaria, Istituto di Cultura, Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, sono lo strumento vincente attraverso il quale valorizzare il Made in Italy in questo mercato. L'Italia possiamo dire che ormai viene riconosciuta in Bulgaria come il sinonimo di ben fatto, buono e bello, vale a dire sinonimo di qualità, tecnologia e innovazione. E non per nulla l'Italia ha confermato anche quest'anno il secondo posto negli scambi commerciali Italia-Bulgaria e dopo la Germania, con una quota di mercato del circa l'8%, l'8,1%, e seguita dalla Romania. Una breve presentazione dell'ICE, ma poche parole, e fornisce informazioni e assistenza a circa 500 aziende italiane nel corso dell'anno e mediamente a 300 operatori bulgari partecipano alle nostre iniziative e promuoviamo ovviamente la collaborazione commerciale, gli investimenti in Italia, tra Italia e Bulgaria, e forniamo una vasta gamma di servizi che vanno da servizi diciamo, di base fino a servizi tailor-made, personalizzati per le esigenze delle aziende. Posso concludere dicendo che la Bulgaria è un piccolo mercato, ma senz'altro da un punto di vista commerciale offre ottime prospettive, perché il trend di crescita dell'export italiano è un trend di crescita che negli ultimi 10 anni è aumentato in modo, è quasi raddoppiato. Il consumatore bulgaro d'altra parte apprezza, ormai riconosce e apprezza il Made in Italy, il prodotto Made in Italy e ha la fiducia nelle aziende italiane. Grazie ancora, non voglio rubare altro tempo a questo pomeriggio realmente molto interessante e ovviamente all'intervento del dottor Fuchs che aspetto con molta ansia. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.